Uomini e donne, Gemma Galgani, sono pronta a fare follie per amore, ecco con chi. Nuovo appuntamento dedicato alle notizie di gossip su alcuni personaggi del trono over di Cancelletto Uomini e donne. Senza ombra di dubbio, Gemma Galgani è la protagonista assoluta del parterre senior insieme al suo ex fidanzato Cancelletto Giorgio Manetti. La dama, dopo aver ricevuto un ennesimo 2 di picche da parte di quest'ultimo, ha deciso di accettare il corteggiamento da parte di un altro cavaliere. Di chi si tratta? Nei paragrafi successivi sveleremo la sua identità e tanti altri dettagli. Gemma approfondisce la conoscenza con Marco alcuni giorni fa. Su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Trono Over dove, alla corte di Gemma, si è presentato Marco. Quest'ultimo, molto più giovane della Galgani, grazie al suo modo di fare ha conquistato l'attenzione della piemontese. Maria De Filippi ha detto alla dama che il cavaliere ha fatto richiesta per corteggiarla un anno e mezzo fa, rifiutando categoricamente di far parte della trasmissione per conoscere altre donne. L'opinionista Tina Cipollari non ha creduto assolutamente alle affermazioni fatte dall'ex spogliarellista, accusandolo di voler sfruttare l'immagine della Galgani solo per ottenere maggiore popolarità. Ovviamente, il diretto interessato ha negato tutto offrendo alla dama un bellissimo mazzo di fiori bianchi. L'ex moglie di Nalli, inoltre, ha chiesto al cavaliere se provasse attrazione fisica nei confronti di Gemma. Lui, senza giri di parole, ha detto di sì. La Galgani parla della sua nuova fiamma a Uomini e Donne Magazzine a distanza di qualche giorno, Cancelletto Gemma Galgani ha deciso di rilasciare una nuova intervista a Uomini e Donne Magazzine, il settimanale che racconta le storie dei protagonisti attuali e passati del dating show Mediaset. La dama, oltre a parlare del bacio che si è scambiata con Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show, ha menzionato Marco. La piemontese ha affermato che da ora in poi le sue attenzioni si concentreranno sul 57enne toscano, conterraneo del Gabbiano, e che il destino finalmente è dalla sua parte. Infine, ha chiuso l'intervista così. Sono di nuovo pronta a fare follie per amore. Ovviamente la direttrice di sala si riferiva all'uomo che sta conoscendo da un paio di settimane. Inoltre, alcuni giorni fa la dama e il cavaliere sono stati fotografati mano nella mano mentre passeggiavano per strada. Per conoscere altre informazioni sulla dama del trono over, consigliamo a tutti di seguire il canale Uomini e Donne.